Cito una
dico perché l'ho trovata una formula veramente, veramente straordinaria. Parla di un maestro di gnosi e dice: non si deve ascoltare la cultura di un maestro, bensì il suo essere, e sentirlo attraverso il cuore. Questo, diciamo, è un approccio che potrei definire di gnosi. Ho detto che la collana Praxis accoglie classici dedicati a questo orientamento. Quindi potrebbe sembrare erroneamente un'anomalia il fatto di pubblicare un libro che è un classico per il momento, ancora non è, anche se ovviamente è dedito, spero proprio che lo possa diventare. Ma questo è un libro che dice molto della gnosi, non solo perché ha come oggetto, come occasione, come contesto, un testo evangelico che comunque, un testo diciamo che comunque lo si voglia affrontare in maniera tecnica, in maniera non tecnica, non certa, diciamo, chi è abituato a leggere solo il Vangelo, perché comunque ci si rende conto che esiste l'esoterismo cristiano, l'esoterismo della parola da quando intendere correttamente, cioè il percorso interiore, il percorso di trasformazione. Quindi non esiste solo una dimensione storica, una dimensione escatologica del cristianesimo, ma esiste un esoterismo cristiano. Ma è un grande testo sulla gnosi perché è un modello di gnosi per come viene svolto, perché è un libro in cui non a caso compare un maestro e compare un discepolo che è un allievo. Quindi mi è sembrato un bellissimo testo da inserire in questa giornata. Passo la parola. Grazie. Dunque, io voglio dire poche cose. Anzitutto il fatto che la... qui si sente. Dunque, la generosità di Manrico ha fatto sì che io comparissi come coautore di questo libro. In realtà, non lo dico né per modestia né per falsa modestia, l'autore è Manrico perché Manrico è, diciamo, il patrimonio che questo libro pone al pubblico è Farina del suo sangue. E appunto, ed è l'oggetto vero del libro, e no, che non è, come giustamente è stato detto, non è il Vangelo di Tommaso. Il mio ruolo, personalmente, lo definirei come quello, diciamo, qualcosa in più di un intervistatore. E quel qualcosa in più è dovuto anche a qualcosa che già è stato opportunamente detto, cioè il fatto che è apprezzabile un cambiamento che però non corrisponde a una maggiore conoscenza in termini dottrinali. La differenza tra il Paolo Bianchi delle prime lettere e quello delle ultime non è dovuto a una maggiore cultura sul tema, e non è neanche dovuto a una capacità, diciamo, metodologica acquisita. Sono dei versi molto criptici, ma la mia crescita non è stata in termini di capacità di sciogliere il mistero, aver capito il meccanismo di sciogliere il mistero di questi avvenimenti. Quindi la crescita di che tipo è stata? È stata l'aver capito il sentimento con il quale ci si deve porre nei confronti di questo genere di letteratura. E la parola che secondo me più somiglia a questo tipo di sentimento, anche se forse non è propria al 100%, è una sorta di apatia. È proprio il contrario dell'atteggiamento dello studioso in termini tecnici e scientifici, quindi di studio analitico preciso, eccetera, ma è la capacità di acquisire un abbandono nel porsi a contatto con questi testi, che io evidentemente nelle prime lettere non ho, dovuto anche a una certa timidezza di un dialogo così impari e anche alla giovane età. Il Vangelo di Tommaso non è l'argomento e quasi è irrilevante, nel senso che una crescita di questo tipo
può avvenire con diversi testi, può avvenire con diversi sistemi simbolici, eccetera, eccetera. Caso ha voluto che fosse il Vangelo di Tommaso. Ho detto che però è quasi irrilevante, perché ci sono degli aspetti naturalmente propri di questo testo che hanno avuto una grande importanza. E sicuramente è importante la forma, appunto, per aforismi, diciamo. Prima di tutto perché questa forma ha permesso un carteggio, che se fosse stato chiaramente un Vangelo, quindi in forma, diciamo, di prosa biografica, non sarebbe stato possibile in questo modo. E poi perché proprio questa forma, in qualche modo, facilita la comprensione di questa leggenda. Io ho pensato ad esempio a Nietzsche. Nietzsche, antisistemico, sceglie la forma aforistica. È proprio quello che serve, perché il momento intuitivo è lì, è in quella, cioè corrisponde più a quella forma anziché a una forma, diciamo, di diverso tipo. Immaginate anche, ad esempio, unendoci con un'altra epoca e un'altra cultura, ai sutra. Sutra sono in forma simile a questa, e non è un caso che quando si deve parlare di concetti altissimi, in alcune culture si è considerata più efficace la forma aforistica, che dico aforistica per semplificare, ovviamente, proprio perché è attraverso questa soglia che noi ci mettiamo a contatto con qualcosa di molto più grande. Se noi pretendessimo di ridurre l'assoluto in un testo ampio, questo testo sarebbe una parodia dell'assoluto. È molto più serio accostarsi con qualcosa di breve, piuttosto che appunto parodiare l'assoluto facendo il librone. Poi un'ultima considerazione è questa. Questo è sicuramente un libro che se io e Marito avessimo scritto qualche secolo fa, ci sarebbe costato, non so se rogo o qualcosa di simile, diciamo un libro eretico. Tuttavia, oggi, la tipologia di testi, anche romanzi, cose di questo genere, anche quelli molto apprezzati dal pubblico, che sono considerati eretici, sono in qualche modo una attribuzione della, diciamo, un'applicazione, anzi, dell'atteggiamento un po' dietrologico, complottistico, che tendenzialmente si attribuisce ad esempio alla Chiesa, invece posta sul testo, sulla biografia di Gesù, sulla religione. Quindi tutte le storie, mi riferisco naturalmente a testi come quelli di Dan Brown, le storie sulla Maddalena, eccetera, eccetera, che a mio parere sono abbastanza infettili dal punto di vista di crescita spirituale, soprattutto di conclusioni e di riflessioni dal punto di vista della fede e del nostro spirito. La forma, appunto, per aforismi, in qualche modo ha anche questa importanza, perché ci svincola completamente dalla vicenda e ci pone sulla riflessione sul singolo concetto. Quindi un discorso che faceva Carmelo Bene dell'azione e l'atto. E per citare sempre Carmelo Bene, lui quando rappresentava Shakespeare diceva: quando io rappresento Shakespeare, devo essere Shakespeare, ma soprattutto me ne devo infischiare, anche se non dice così, di Shakespeare. Ecco, noi per parlare del Vangelo secondo Tommaso, in qualche modo abbiamo dovuto ignorare, perché avvenisse questo qualcosa che è una creazione alternativa e non uno studio sul testo. Solo questo. Gli amici conoscenti
fraterni, amici, presenti, devo dire due parole sui due relatori. Il discorso fatto su di me dal professor Ferrari, sì, e il discorso fatto da Don Paolo sono discorsi che mi hanno, diciamo, compensato delle fatiche fatte, nel senso che mi è stato riconosciuto l'esercizio spirituale che ho svolto, perché questo era l'intento, vuol dire che ci sono riuscito e che è riuscito con me chi mi segue nel percorso gnostico che stiamo facendo, che continua ancora. Vedete, io ringrazio naturalmente i due relatori, e si è parlato di traduzioni, si è parlato di tante cose, e mi viene in mente un testo tradotto proprio da Silvio Ferrari. Mi viene in mente il breviario del Mediterraneo del comune amico Matvejevic, Petra. Vedete, io ho girato il mondo e quando mi sono trovato su una barca, su una nave, su un bastimento, non mi sono mai posizionato a poppa, mi sono sempre posizionato a prova. A prova in particolare quando il vento mi era contrario. Il vento mi veniva contro e però guardavo al futuro, perché a poppa il vento ti prende alle spalle, fa guardare al passato, la scia. In effetti, se mi si dà un parere contrario, se mi si dà un giudizio contrario, io gioisco. Gioisco perché quello è darmi una mano, quello è aiutare, quello è prendermi per il braccio, io amo il vento contrario. Don Paolo ha detto praticamente, non con queste parole, che quando si leggono i testi sacri, questo è un mondo, ci si ritrova in una atmosfera, in un mondo, in un ambiente dove la fantasia non ha domicilio, semmai l'immaginazione, semmai il sentimento, se non si vuole tener conto della razionalità, il sentimento, sì, il cuore, sì. E la nostra mente, che badate, non sta nel cervello che è la centralina elettrica, è la batteria, ma sta nella mente che è tutto il nostro corpo. Io ho portato qui perché ho scritto una cosa che è stata musicata, ha avuto successo a un festival, ma dove riporto le parole di Metrodoro di Lampsaco, discepolo di Epicuro. Ricordati che sebbene tu sia mortale e non abbia una vita limitata, tuttavia ti sei elevato con la contemplazione della natura fino all'infinità dello spazio e del tempo, e che hai visto tutto
passato e tutto il futuro. Oppure Marco Aurelio che dice: lo spirito umano percorre il cosmo intero e il vuoto che lo circonda e si estende nell'infinità del tempo infinito e abbraccia mani, corpo, occhio e abbraccia e pensa la rinascita periodica dell'universo. Ecco, questo modo di estendersi della natura. Il mio rapporto con la divinità, il mio rapporto con la spiritualità, siccome non riesco ad aggiungere altro a quelle che sono le analisi e i discorsi fatti sul libro appena commentato, vi leggo una poesia che vi dà un'idea di quello che è il mio stare accanto alla divinità, quotidianamente. L'altro giorno cercavo questo testo, non ci sono riuscito a farlo, a leggerlo all'amico Silvio, ma io dico qua, momento. Nostro antenato, Dio come noi, la gioia prova e mastica dolore, immortale com'è, privo di mutamenti, da noi mortali chiede compassione. I suoi sospiri sono come i nostri ed è nostra la sua fiacca risata, giacché la nostra angoscia finisce prima o poi, ma la sua è infinita.